Video regali di compleanno. Non sono tutti perché devo ancora incontrare alcuni amici, parenti, eccetera, però vi faccio vedere quello che ho ricevuto fino adesso. Non volevo aspettare mesi prima di registrare questo video. Non vi dirò chi, come, quando, perché, vi faccio vedere random quello che ho ricevuto. Prima di iniziare però volevo mostrarvi questa chicca che ho preso da Tiger, è questa lampada fenicotte rosa, tutta rosa, stupenda, che andrà in camera di Emma. Lei ha paura della notte, del buio, per cui da quando è nata, ce la possiamo fare, che le accendiamo sempre una lucina. Avevo intenzione già da un po' di tempo di intervallarla con un'altra o comunque cambiargliela, tanto più le è piaciuta anche a lei, per cui ho preso insomma questa. Va a pile, solo a pile purtroppo, per cui non l'accenderemo sempre tutte le notti, altrimenti dovremmo fare un mutuo in batterie. Comunque è questa, troppo troppo bella. E arriviamo ai regali di compleanno. Dunque, pochette, questa di Emanuela Biffoli, che ha una parte rigata ed una tutta a pois con questo cuore tutto morbidoso, alla quale sono stati abbinati un bagno crema, questo al profumo di sorbetto e fragola, devo ancora aprirlo, ed una spugna tutta rosa che non vedo l'ora di usare, anche perché la mia è andata gettata da un bel po' di tempo, per cui dovevo comprarne una nuova e cade giusto a fagiolo. Venendo a Tiger, mi è arrivato un'altra pochette. Ebbene sì, tutti i miei amici, amiche sanno che le colleziono, per cui mi è arrivata l'ennesima pochette, per fortuna che non l'avevo già comprata io, a pois rosa e fucsia, e dall'interno ho trovato anche questo portachiavi fatto a cuore, a moschettone, comodissimo, perché potete inserire proprio anche le rondelle di altre chiavi, per cui ne contiene tantissime. E questo tape dispenser, troppo bello, fatto a fenicottero, cioè neanche a saperlo hanno fatto l'abbinata. Troppo carino. Prima di passare agli autoregali, vi mostro quello che ho scelto da Sephora, perché mi è stata regalata anche una gift card, è una delle prime volte che mi succede, e con quello che mi avevano ricaricato ho comprato insomma un po' di cose che volevo da tempo. Ossia questo profumino di Chance, di Chanel, qua ci sono 20 ml, tra l'altro avete altre due ricariche, che mi piaceva molto per potermelo portare anche in borsa. La confezione è bellissima già di suo, la ruotate e fuoriesce il tappino dove pusharvi il vostro profumo, buonissimo tra l'altro. Andando avanti, ho voluto prendere la famosissima make-up, aiuto, mi cade tutto, eraser, questo panno struccante famosissimo, ho visto tantissime review qua sul web, che da quello che ho capito tiene in esclusiva a Sephora. È una salvietta che rimuove il trucco solo con l'acqua, addirittura anche quello waterproof, non so dirvi come sia, ho visto, vi ripeto, tanti video recensione, ne parlano tutti bene, per cui ero curiosa anch'io di provarla. Poi ho voluto prendere, perché era un po' che giravo intorno a questo prodottino di Dior della linea Hydra Life, il Close Up. Che cos'è? Praticamente una crema idratante che dice di ridurre anche i pori. È una sorta di, adesso magari farò un esempio sbagliatissimo, tipo il Pure Fashion, ecco, di Benefit, fate conto una cosa del genere, però questa in più è anche una base da trucco, da quello che mi spiegavano in negozio. Non so dirvi altro, avevo provato dei campioncini tempo fa, ma sapete, vi danno quelle taglie talmente piccole che anche se ne usate 3 o 4 non vi rendete conto se può andare bene o meno. Mi era piaciuto, sembrava che facesse bene il suo lavoro, ma quello che mi era rimasto in testa è che si asciugava subito e riuscivo a truccarmi. Sapete che alla fine è quello che cerco da una crema. Insomma, ero lì che giravo tra tutti gli stand di Sephora, ho voluto prendere una cosa utile, ecco, non il classico pennello che sapete che
Mi attrae sempre, comunque, tra l'altro non lo sapevo, mi hanno anche regalato queste mini taglie che non avevo neanche visto, altrimenti credo che le avrei comprato io, per cui ho voluto insomma usufruire di questa tesserina regalo per provare questo prodotto, questo famoso close up. Tra l'altro sono 50 ml, per cui credo che insomma mi durerà anche un bel po'. Mi dicevano in negozio che va bene anche per l'estate, non dovrebbe dar fastidio, nel senso non dovrebbe essere un prodotto pesante sulla pelle. Insomma, lo proverò, magari non getterei di con voi. E poi sono stata super iper felicissima di trovare questo. Ta-da! Se mi seguite su Instagram, ormai ho la bocca impastata. Avrete visto che ho postato le foto delle varie cosine di Tony Moly che ho comprato in queste ultime settimane da Sephora. La crema mani che ho qua sopra, eccola qua, cucciosissima. Ho preso anche la maschera per il viso che non ho ancora usato, la confezione è identica solo che è blu, o se no, non erro, è un po' più grande, comunque è uguale, è sempre il pandino solo che è blu. Poi ho preso il lucida labbra fatto sempre a coniglietto e il lip balm, se non sbaglio, sempre fatto a panda. E mi mancava il Pocket Bunny che sapevo essere uscito a Milano, se non sbaglio, ma comunque anche online, essere andato sold out, eccetera, eccetera. Insomma, ne erano rimasti tre. Uno l'ho voluto prendere immediatamente. Che cos'è? A parte il packaging favoloso. È praticamente una linea coreana, ecco, non so se tutte la conosciate, che tiene in esclusiva finalmente Sephora, perché so che era venduta online da tantissimo tempo su altri siti, ma insomma in Italia non era ancora disponibile. Questa è un'acqua per il viso idratante e rinfrescante al baobab. Non l'ho ancora provata, la cosa che mi piace è che voi potete ricaricarla una volta che l'avete terminato, per cui è una confezione che vi durerà una vita, vedete, svitate qua sopra proprio l'erogatore e potete inserire, non lo so, magari la classica acqua di Avène o comunque insomma quello che più vi aggrada come acqua rinfrescante per il viso, ma tanto più, cioè, con questo packaging non si può non averla, cioè è troppo troppo bella, tanto più che piacciono le cose kawaii, le pucciosorie, il rosa e tutto quello che sapete che mi gira intorno e che mi fa impazzire. Passando finalmente agli autoregali, vi inserisco anche queste due scatoline, avrete già capito. Un accessorio è già in uso nella borsa, la vedete alle mie spalle da un po' di tempo, mentre un altro è ancora nuovo. Allora, all'interno avete, vabbè, il suo panno, non so come chiamarlo, comunque questa bustina che lo contiene, insomma, fa in modo che non si rovini nel tempo, ve lo danno anche per le borse. Ho voluto prendere intanto un portachiavi nuovo, questo è il Multiclé da 6 chiavi, altrimenti lo trovate anche da 4, io ce l'ho già in versione multicolor nera, l'avrete visto negli altri miei What's in My Bag. E nulla, ho delle altre chiavi sparse tra casa, borsa, eccetera. Volevo un portachiavi nuovo che ne contenesse di più, per cui ho optato insomma per questo. Classico monogram, questa volta ho voluto sceglierlo in versione bordeaux, non è il marrone classico come potete trovare, altrimenti c'era anche in rosa che era uscito per la collezione di San Valentino. Ero lì lì, sono sincera, per insomma, ero in dubbio al momento dell'acquisto se prenderlo bordeaux o rosa, però ci ho riflettuto un attimino, ho pensato che con l'andare del tempo sicuramente si sarebbe sporcato più velocemente l'interno, tanto più non mi piaceva perché il bottone esterno tendeva quasi più al bianco che al rosa, per cui niente, ho scelto questo, mi sembra tra l'altro anche molto elegante e lo utilizzerò quanto prima. Il secondo invece, che vi ho detto essere già in uso, che cos'è? Il mio nuovo porta tessere. Aspettate, questo è il dritto, sempre in monogram, un classico, è la mia tela preferita. L'ho scelta con il profilo bordeaux, altrimenti lo trovate anche arancione. Ho preferito prenderne uno nuovo perché se avete visto gli altri miei What's in My Bag o comunque l'avevo postato anche come insomma in una foto su Instagram, solitamente giravo con un doppio portafoglio strapieno di queste benedette tessere che ormai fate dappertutto. Peccato che mi sono resa conto che di tutte quelle che conteneva questo portafoglio, se no ne utilizzavo 10 perché tutto il resto no, o perché avevo fatto delle tessere in negozi lontani dalla mia città, o perché avevano chiuso, comunque insomma portavo via
peso per nulla, per cui ho ridimensionato la cosa ed ho voluto acquistare questo, insomma, mini portatessere che è mini, però quando lo aprite vi renderete conto che ce ne stanno tantissime. Contate 4 per scompartimento. E nulla, mi piace anche perché si apre a soffietto, insomma, è rifinito benissimo, non vi dico altro, insomma, è un brand che tutte conoscete, sapete benissimo, insomma, anche voi come rifiniscono gli oggetti. E nulla, ecco, questo è il mio secondo autoregalo, sono contentissima, mi trovo benissimo, ma in più so che è una tela, insomma, indistruttibile che mi durerà mille, mille anni. Questo è tutto, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, grazie anche per averlo guardato, mi auguro di, insomma, avervi tenuto compagnia, guardate sempre la info box e come dico sempre, se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!